Canada ci sono quasi 500.000 persone che la seguono, perché ci sono tanti italiani in Canada. Quindi devo dire, a New York, poi l'anno scorso tutti gli italiani la cantavano in teatro, perché siamo stati lì ospiti in quel bellissimo teatro. Quindi per me è stata anche una sorpresa, perché diciamo che si distacca un po' dal mio genere, sono più un cantante soul, blues, però questa canzone mi ha dato grandi soddisfazioni e anche tanta fortuna. Senti. Perché Soul Café è una canzone dedicata a Napoli e Cuba, cioè ho fatto un parallelismo tra le due realtà. Ma infatti so che a giorni uscirà questo tuo nuovo album, volevo commentare, volevo che tu ci raccontassi. Sì, è un album che io sto producendo insieme a Max Marcolini, che è il produttore di Zucchero Fornaciaro. Lui si è accorto della mia musica, gli è piaciuto il mio modo di scrivere, e quindi è un album che verrà fuori, insomma, a novembre, a breve, e si chiamerà appunto Cuba Caffè, perché è un onore a questa bellissima isola caraibica che somiglia molto a Napoli. Però il primo regalo che io ti chiedo ai nostri telespettatori è sentire la sigla di Un Posto al Sole. Il pianoforte c'è, un maestro meraviglioso, ce l'hai, grande occasione, così, una grande occasione anche per noi. Va bene, d'accordo. Vai Carlo! Vieni Carlo! Così ascoltiamo la sigla live. Ciao Stefano! Finalmente. Nuovo giorno è qui, anche per noi, un mondo più bello si sveglierà. Io sarò qui con te, tu saprai, il nostro domani sarà come vuoi. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare, e un posto al sole ancora ci sarà. Tanti amici noi, anime vere che cercano solo di un'altra realtà. Io sarò qui con te e tu saprai che il nostro domani sarà come vuoi. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi, è così poco il tempo per amare, un posto al sole ancora ci sarà. Grazie.